bimba, oggi abbiamo un progetto da fare insieme per tenerla impegnata, visto che comunque dobbiamo rimanere a casa. Ho organizzato per lei una cosa carina, così in modo tale che sta impegnata e in modo tale che comunque lei capisca che non si può uscire perché lo sta risentendo un pochino. Quindi adesso la vado a svegliare, le faccio fare colazione perché altrimenti si sveglia troppo tardi e poi ci prepariamo un po', ci vestiamo, io mi trucco un pochino perché veramente con questa faccia da giorni non posso più stare così praticamente, quindi la vado a svegliare e ci vediamo dopo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno principessa. Manda un bacino e di buongiorno a tutti. E tu cosa devi dire? Io resto a casa. Brava. Facciamo il latte? Ok. Il latte. E i biscotti? Quali vuoi i biscotti? Pandistelle! Ecco qui. Prego, amore. Quindi facciamo colazione? Aurora fa colazione perché ho già fatto. E dopo ci prepariamo un pochino, ok? Ok, a dopo. Metto una crema per il viso. Passiamo questo. Mettiamo la crema per il viso e poi non vi faccio vedere tutti i passaggi, lo vedrete in maniera veloce perché abbiamo un'altra cosa da fare, almeno mi trucco, mi sento un po' meglio perché veramente ragazzi non si può stare così tutti i giorni. Già siamo chiuse in casa, poi stare così tutti i giorni non è possibile. Quindi vi faccio vedere tutto in maniera veloce e ci vediamo dopo. Visto che comunque non devo uscire, mi metto un burro cacao sempre Avon al sapor biscotto e idratiamo le labbra.
Ok, visto che mi sono comunque un po' truccata e mi sento veramente meglio, ragazze, adesso mi faccio le mie faccendine di casa in maniera veloce, veloce, visto che comunque ogni giorno facciamo sempre comunque le stesse cose, anzi più di prima, e poi vi renderemo partecipe al nostro piccolo lavoretto che vogliamo fare. Quindi ci vediamo dopo, un bacione. Allora, visto che comunque ho già finito tutto perché comunque io mi sono alzata presto stamattina e abbiamo un po' di tempo prima del pranzo, abbiamo tutto pronto qui, vi faccio solamente vedere che abbiamo dei fogli. Abbiamo preparato fogli, colori. E adesso vi lasciamo al nostro piccolo progetto. A dopo! Allora, detto questo, praticamente spero che vi abbiamo fatto compagnia in questa mattinata e ho voluto rendere partecipe la mia bimba così non si annoia perché comunque i bambini non capiscono, però assorbono tutto lo stress che comunque viviamo. Io dalla mia bimba me ne accorgo dalla dermatite atopica. Ho notato ieri sera che stava spuntando qualche puntina in più ed è dovuta allo stress comunque di stare a casa perché comunque abituata ad andare dai nonni a giocare con i cuginetti, anche se non va ancora a scuola, però comunque è abituata che scendiamo, andiamo a fare la spesa, andiamo al mercato, comunque è abituata a fare tante cose, quindi si ritrova a casa. Sì, mi dice mamma, lo so che c'è il virus, però non lo stress comunque lo risente la bambina, quindi ho voluto tenerla un po' occupata. Adesso ha finito di pranzare e sta giocando lì dentro con le sue bambole, le sue cose, e quindi si sta un po' distraendo anche così. E adesso io vado a giocare con lei e poi le faccio fare magari un riposino e poi
Poi quando viene il suo papà comunque gioca anche con il suo papà. Io spero che tutto questo finisca presto, non solo per noi o per i nostri bimbi, ma per tutto quello che ci circonda, l'Italia in sé, per tutto quello che sta perdendo, per tutti i lavori, per tutti i soldi che comunque non circolano al momento. Comunque, lasciando stare questo, che comunque lo ribadisco sempre, ma è semplicemente che al momento fa parte della nostra quotidianità, quindi non ne possiamo fare a meno. Io comunque adesso giro un altro video che prossimamente vedrete. Voglio aprire insieme a voi i prodotti che mi sono arrivati dell'Avon. Per fortuna questo mese, per fortuna questo mese ho fatto un piccolo ordine rispetto agli altri mesi. Perché quando ho fatto l'ordine già c'era questa cosa, quindi evitavo comunque già di uscire, non come adesso, ma comunque evitavo di uscire. Quindi pochissime, più o meno solo in famiglia praticamente, perché ho voluto evitare. Quindi sicuramente adesso nel pomeriggio girerò anche questo video, quindi sicuramente mi vedrete vestita nella stessa maniera. Così per rendervi partecipe anche di questo. Pubblicherò non so quando il video che ho fatto la pulizia approfondita del mio frigo e io ho aggiunto una ricetta sfiziosa. E niente, ragazze, spero che mi avete seguito con piacere in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella. E mi raccomando, hashtag io resto a casa. Ci vediamo al prossimo video. Mua.